Buongiorno. Stiamo uscendo dall'ostello, è l'ultima mattina che stiamo andando a Finisterre e quindi oggi si concluderà la nostra avventura sul cammino di Santiago. Siamo tutti un po' moscetti, eh? Non siamo proprio felici. Insomma, non è una giornata proprio felice, sì, la soddisfazione, però dispiace molto. Comunque, ora stiamo andando a far colazione, ci dovrebbe essere un posto aperto. E si va. Eccoci al bar, stiamo facendo colazione. Stamattina abbiamo trovato aperto alle 7, per fortuna. Siamo qua a Muxia. Abbiamo trovato aperto per fare colazione, meno male, perché questi aprono tutti alle 8, 8 e mezza in questa zona, quindi qui è lunga oggi. Facciamo colazione e poi si va. Abbiamo fatto colazione. Eccoci qua, stiamo qua. Guarda che bello. L'appena fatto con quel bel colore. Quindi ora si parte e si va a Finisterre. Guardate che meraviglia! Le paleoliche durante questo cammino le abbiamo raggiunte diverse volte e anche oggi si sale. Ciao! Ma quanto sei piccolo! Che fai lì, amore? Che fai? Ma sei troppo piccolo sei! Ciao, piccolino! Piccolo! Quanto sei bello! Sto avvicinando a Finisterre, mancano una decina di chilometri. Fra poco si concluderà questo cammino. È un po' di emozione e anche un po' di tristezza per questa esperienza che si sta per concludere. Però vediamo, si va avanti. Oggi il cammino è molto molto battuto. Questo tratto fra Finisterre e Muxia è veramente pieno di gente. Buon cammino! Tanti pellegrini, eccoci, veramente tanti stamattina. Buon cammino! Allora. Si sale.
Eccoci qua. A quanto pare siamo arrivati. Qua. Qua ci siamo arrivati. Qua. E adesso si va al faro. Finisterre, questo è l'albergo dove dormiremo stasera. Ora noi andiamo al faro con lo zaino, perché chiaramente il cammino finisce lì. Quindi, armati di zaino, si arriverà fino al faro. Siamo appena usciti dal market, dove abbiamo acquistato alcune cose per la festa che sta per accadere al Capo Finisterre. Ci avremo birre, patatine, cioccolate, panini, tutta. E la sirenetta. E la sirenetta ci abbiamo pure. De Copenaghen. De Copenaghen. Sirenetta Copenaghen, che siamo in Spagna, vabbè. E quindi noi stiamo andando al faro a fare la festa. Eccoci. Siamo arrivati. Ora stiamo. Stiamo cercando il pilastrino col chilometro zero e anche il faro stiamo cercando, quindi credo che dovremmo essere qua. Qui, qui così stiamo. Eglielo, pilastrino in fondo. Sì. Sì. Eccolo lì, stiamo vedendo, si vede. Stiamo arrivando al pilastrino del chilometro zero, dove finirà il nostro cammino. Ci abbiamo la sirena. Laura, non so, definisciti. No. La sirena è lei. No. Cosa vuoi fare? Non ci abbiamo parole, non ci abbiamo parole per definirci. Non ce l'abbiamo, quindi se ci verranno magari. Aggiungeremo dopo. Aggiungeremo dopo. Eccoci qua, siamo in arrivo. Alice già si è messa in posizione di defaticamento. Siamo qua, questo opera, chilometro zero, con il faro. Eccoci qua. Abbiamo fatto tutte le foto di rito dopo l'arrivo al pilastrino e ora siamo davanti al faro di Finisterre. Capo di Finisterre. Eccoci qua. E qua finisce ufficialmente il cammino di Santiago, che ho iniziato il 3 aprile. Eccolo qua. È stato lungo, è stato duro, però sono arrivata fino a qua. Qua siamo messi così, per festeggiare. Notare, qui abbiamo la sirenetta, capre e birre. Un po' di Ariel, se non mi sbaglio, faceva così. A occhio e croce. Tradizione, tra noi sirenette la tramandiamo. Ok. Qui abbiamo patatine, biscotti vari. Ci abbiamo Laura, con la birra. Panino, che sta aspettando Laura, il panino che ancora non gli è stato dato. Non si festeggia, si festeggia alla fine del cammino. E si mangia, si beve, si fa tutto quello che si deve fare. Via!